chi vive questa comunità richiedeva e che veniva svolto e viene svolto attraverso una serie di soluzioni non sempre che hanno qualche problematicità di competizione come è e con grandi risultati come è avvenuto per qualche squadra che soltanto nello scorso fine settimana ha di nuovo vinto l'indoor maschile e femminile di Ediocri con altre che... una positiva, perché purtroppo la medicina sportiva fin dal suo esordio è stata sempre vista come un aspetto certificativo, come un valore di tipo legale, ragion per cui siamo sempre stati inglobati all'interno del servizio di medicina legale. E la risposta però è che oggi siamo qui a inaugurare questo servizio, quindi c'è stato un lavoro di gruppo. Ma senza farla troppo lunga, volevo solo spiegare il motivo per cui siamo arrivati a questo punto. La medicina sportiva qui nella nostra ASL è gestita dal punto di vista medico da un unico medico, dal dottor Toselli, che poi vi spiegherà nel dettaglio di che cosa si tratta per quanto riguarda la medicina medico sportiva, ma per motivi contingenti di spazio, di personale eccetera, i tempi di prenotazione siano dilatati, anche se, ripeto, lui con tutto il suo personale fa socializzante come parte importante della vita di una comunità. Sono bravissimo nella parola l'abito del trofeo. Allora, la prima considerazione è questa, la seconda è quella di dire, non lo so, penso che di interpretare che le società sportive, visto che sono fatte di volontari, visto che c'è la possibilità, se avete la volontà voi noi come società sportive. La prevenzione primaria è cercare di non far insorgere le malattie attraverso lo sport, naturalmente. Questo è uno dei meccanismi che ha fatto sì che volessimo far rinascere questo centro articolato di visite e di prevenzione e cure, per cui prevenzione primaria e prevenzione terziaria. Bene. Va bene. Passaggio successivo e controllati direttamente.